Sono davvero emozionata, non mi aspettavo tutta questa gente, mi fa veramente molto piacere. Un bagno di folla per un'altra Biceglie, un altro modo di amministrare la città, un modo nuovo che è basato su principi e valori sui quali io credo, che sono la concretezza, l'etica, la competenza, la partecipazione. È su questi che la gente mi segue e su questi che fonderò il mio programma per un'altra Biceglie. Ho incontrato tanta gente che si è stancata di questa politica, si è disgustata di questo modo di fare politica. Io voglio esportare l'attività che noi abbiamo fatto col nostro gruppo, quella di partecipazione di tutti gli eventi della vita della città, ai nostri concittadini. Voglio farli rinnamorare di quella che è l'attività politica, perché la politica, la città non è una cosa che è distante da noi, ma è una cosa che ci appartiene. Io sono nel centrodestra, nel senso che c'è la lista del partito a cui io appartengo, Noi con Biceglie, ed è io sono stata sempre nell'area di centrodestra e là ci rimango, perché osservo e conservo i valori di democrazia che sono propri di quest'area politica. Non faccio cambiamenti e non posso tradire quelli che sono i miei principi. Io sono scesa in campo perché, come vedete, la gente me lo ha chiesto davvero. Me lo chiede da tempo ed è una sfida che non faccio io, che facciamo noi, che sono i cittadini questa volta a sfidare i poteri forti. La mia competenza riviene soprattutto dalla mia formazione professionale. Io non nego e vorrei esprimere il fatto che io ho un curriculum degno di essere portato all'attenzione dei cittadini. Le mie due lauree, il master in amministrazione e gestione degli enti locali, mi hanno consentito di svolgere gli incarichi politici con molta competenza. Io penso che comunque debbano essere i cittadini e coloro i quali hanno lavorato con me a dover dare un giudizio sull'operato che ho svolto. La mia competenza è al servizio della città.